cerchiamo di presentare il museo come un posto neutrale dove affrontare determinati temi e determinati argomenti. Quello che ci interessa è l'educazione al patrimonio culturale. L'International Coalition Site of Conscience è una rete di musei e di siti storici. La mission è coinvolgere il pubblico in un'ottica di dialogo e di reciproco scambio tra il museo e il visitatore. Si rivolge principalmente alle nuove generazioni e noi ci siamo rivolti ai ragazzi delle scuole professionali proprio perché molto spesso sono loro a non avere accesso ai musei. Per affrontare un argomento in maniera diversa.
per sé. Bello sapere comunque tante idee delle persone, dei miei stessi compagni di classe che vengono da paesi diversi, scoprire le loro culture, le loro usanze, così. Sinceramente, sentir parlare anche nell'altra classe, c'erano più persone appunto che penso emigrate, faceva più effetto comunque sentirli parlare della loro foto, perché loro veramente ci sono passati. È bello perché conosciamo delle altre culture, per dire un mio amico africano che è di Agni. Sì. Poi lui mi ha portato, c'è un ristorante senegalese in cui ci fanno dei sandwich. Sono polacco, sono venuto qua a 8 anni e sono proprio emigrato dal mio paese. Ho conosciuto una nuova cultura, la nuova lingua, che è molto importante ed è molto difficile comunque ambientarsi all'inizio. Si sono però subito incontrati, insomma, parlando la stessa lingua. C'è stata una sana competizione, ma sempre molto collaborativa. Con il Museo del Mare comunque mi sono resa conto che prima i bisognosi di una vita migliore, comunque di un po' di fortuna, eravamo noi. Quindi se qualcuno che viene in un altro paese viene qua in Italia, bisogna proprio pensare a quello che hanno fatto gli italiani nel tempo passato e forse aprire più il proprio, diciamo, la propria mente, il proprio anche cuore, diciamo, verso chi arriva da fuori. Oggi, secondo me, dovremmo pensarla tutti come uguaglianza, tolleranza, integrazione, perché si può anche imparare da culture diverse. Se doveste riassumere quello che abbiamo fatto in una parola, cosa direste? Libertà. Integrazione. Uguaglianza. Direi soprattutto costruttivo. Integrazione, si può ripetere quello che dice il compagno. Fratellanza. Alla fine siamo tutti uguali.